Oggi celebriamo la solennità di San Giuseppe e ovviamente tutta la liturgia, prima e seconda lettura, viene occupata dalla celebrazione odierna. Vediamo però la colletta come ci presenta la celebrazione di San Giuseppe. Dio Onnipotente che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione, quindi molto interessante questo rapporto nei confronti della Chiesa, concede alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. È molto bella questa colletta perché coglie l'assoluta continuità con l'opera di Giuseppe. A lui Dio ha voluto affidare gli inizi della nostra redenzione, a noi, per sua intercessione, di portare a compimento l'opera di salvezza. E quindi nella precisa continuità. Vedremo un po' come i testi della liturgia ci aiutano a coglierlo a partire dal Vangelo, però ecco in questa logica di una custodia di un mistero che è stato affidato a lui e dopo di lui, adesso per sua intercessione anche chiediamo che noi, appunto, nel percorso della storia possiamo portare a compimento, per grazia di Dio, ovviamente. Vediamo un attimo il Vangelo che abbiamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Questo Vangelo ovviamente va letto anche con le altre due letture che fanno un pochino da contrappunto alla figura di Giuseppe. Abbiamo la nascita di Gesù secondo il testo del Vangelo di Matteo. È particolarmente interessante perché il Vangelo di Matteo non ha l'annunciazione a Maria, che voi sapete che è nel testo lucano, però ha l'annunciazione a Giuseppe. Perché è Giuseppe che riceve l'ispirazione di seguire, diciamo, quello che in quel momento non riusciva probabilmente a comprendere fino in fondo. Grande opera provvidenziale di Dio, perché se tu mantieni la tua fedeltà a Lui, tant'è vero che il testo dice siccome era giusto, sicuramente il Signore poi ti dona la luce per camminare. Ma dicevo, le due letture sono importanti. Perché? Perché la prima lettura parla del compimento della profezia fatta a Davide, no? Il discendente davidico, quindi Gesù, appunto, della tribù di Giuda. È così che a Giuseppe viene affidato. La seconda lettura, invece, è un testo molto interessante che riguarda la fede di Abramo, una fede incrollabile che andò al di là di quello che magari poteva notare e verificare. Ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al quale ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. E quindi Giuseppe si inserisce in questa tradizione di grandi credenti, che Dio ha scelto per missioni veramente molto molto particolari. Due cose poi possiamo notare nel testo di Matteo. La prima, la parola che l'angelo dice: egli salverà il tuo popolo dai suoi peccati. Questo è un testo di Michea.
il testo di Michea che tutt'oggi gli ebrei leggono nel giorno dello Yom Kippur, il giorno della purificazione: tu getterai i nostri peccati in fondo al mare. Giuseppe intuisce un'opera di Dio più grande, un'opera di Dio che lo porta verso un compimento che lui può soltanto intuire, ma si fida. E questo è all'origine del suo cammino nella fede. Il secondo elemento, proprio perché era uomo di fede, coinvolse tutta la sua vita. Questa, guardate, cari fratelli e sorelle, è la dinamica della fede. Una promessa nell'oggi che chiede un impegno nell'oggi. Non c'è un altro modo. Se la promessa di Dio non ti mette in moto, vuol dire che ancora c'è una fede, giri la chiave ma non entra in moto la macchina. La macchina si comincia a muovere quando, dalla logica della promessa di Dio, che tu hai sentito nel tuo cuore, nella tua coscienza, hai riconosciuto, ti metti in moto. Ti metti in moto nell'oggi e operi a partire da quella promessa. Questo è un dinamismo che ci dobbiamo essere molto molto chiari, perché altrimenti è inutile parlare di tante altre cose. È la nostra vita che non si accende, allora poi magari, come abbiamo visto questa settimana, si ferma all'ammirazione degli altri, cioè si perde in un sacco di sciocchezze. E questo è un punto veramente dirimente. E su questo Giuseppe è un grande maestro e protettore della Chiesa universale. Ho concluso anche oggi, vi ricordo che alle 10 è uscita il domenicale XL che presenterà la terza domenica di Quaresima. Io vi ringrazio per l'attenzione, se vi piace quello che stiamo facendo aiutateci, diffondete questo video, mettete un like, lasciate un commento e per tutto il resto poi noi ci vediamo lunedì, vi auguro una buona domenica.